Oggi stiamo raccogliendo la borragine che si raccoglie in primavera. Borragine, Borrago officinalis, è conosciuta sin dall'antichità come rimedio medicinale. Anche i romani la usavano per il buon umore e per lenire le infiammazioni cutanee a livello esterno, che hanno un aroma un po' di cetriolo, un po' di pesce, che potremmo essiccare e farci una tisana del buon umore o metterli per adornare i nostri fantastici piatti, perché hanno un colore bellissimo. Della borragine si possono raccogliere le foglie e i fiori. Le foglie sono tipiche della cucina ligure, si usano per focacce, ripieni di ravioli, frittate, e noi ci faremo il ripieno per i panzotti. Guardate che bella! Andiamo a cucinare tutti insieme con la borragine? Stiamo provando i nostri primi panzotti, tipica ricetta ligure, e li proviamo perché abbiamo raccolto della borragine che abbiamo cotto e del luppolo, che non andrebbe nella ricetta dei panzotti, ma noi ce ne mettiamo, che abbiamo cotto. Quindi faremo un ripieno: borragine, luppolo, ricotta, formaggio grattugiato, un po' di pane grattato e spezie, che adesso vi faremo vedere. I panzotti sono un impasto senza uovo, con l'aggiunta del vino bianco, che è piuttosto originale per essere una pasta fresca. Poi vengono tagliati a quadrati e li faremo diventare dei triangolini. Sere sta provando a tirare la pasta, un po' preoccupata, la vedo. È umida ancora. Guarda l'impasto, sembra bello. Sì, bello. Il luppolo è un'erba selvatica, quindi li chiameremo panzotti selvaggi questi, che fa molto bene al tratto gastrointestinale e che si raccoglie in primavera, già adesso un po' tardi, infatti questo luppolo era un po' coriaceo, era un po' duro, ed è la pianta da cui nasce la birra, da sempre considerata una pianta medicinale. La borragine, ugualmente, è una pianta selvatica, conosciuta sin dall'antichità per il buon umore. Si raccoglie in primavera, le foglie e i fiorellini, che abbiamo già essiccato nel nostro fantastico essiccatore Tauro e con cui faremo la tisana del buon umore. Aggiungiamo delle spezie, le nostre preferite: curcuma, con un po' di pepe per attivare la curcumina con la peperina, un pochino di sale rosa dell'Himalaya e dei semi di senape, molto salutari, anche questi da raccogliere in primavera. Cerco di fare una pallina più o meno così, 2 pollici più o meno. Adesso qua ho dimezzato l'impasto, quindi 1, 2, 3, 4, bagna tutti i lati. Ok, bellini. Bisogna adattarsi, capire bene che forma vuoi, la quantità dell'impasto e lavorare una pasta che è molto delicata perché non ha l'uovo, quindi non si è creata la maglia glutinica e quindi non c'è elasticità, quindi tu appena la sforzi un pochino lei si spacca e poi il gaviolo si apre. C'è un piccolo buchino. Il piccolo buchino ce la gestiamo così, roviniamo un po' la forma, ma proviamo a... Adesso che abbiamo trovato la nostra forma preferita, triangolino piccolo, i panzotti sono molto belli. Abbiamo anche scoperto che si attaccano molto facilmente, quindi bisogna usare più farina di riso del solito, altrimenti li rompiamo mentre li stacchiamo. Impasto nel mezzo, bagnare i lati dei nostri quadratini, prendere il lembo di pasta e raggiungere l'altro suo lembo simmetrico, chiudendo con i pollici girati verso l'interno. Il risultato è questo, è molto carino. Abbiamo scoperto di volerli fare più piccoli, con rettangolini. Il ripieno che abbiamo dimezzato va nel mezzo. Bagniamo i lati, giusto Sere? Giusto. E altrimenti non si attaccherà la pasta, e facciamo combaciare l'angolo col suo simmetrico, chiudendo sia per togliere l'aria sia per far aderire bene la pasta, con i nostri pollici rivolti verso l'interno. Molto carino. Dobbiamo stare attenti quando facciamo i ravioli a non avere buchi nella pasta, altrimenti in cottura si apriranno, uscirà tutto il ripieno e voi non mangerete più il raviolo, perché questa pasta al vino è molto delicata. Allora abbiamo deciso di fare dei quadrati / triangoli più o meno di 3 cm per 3, che poi diventeranno dei triangolini con una base di 3 cm e un lato, se ti ricordi, sono qui. Ok belli, adesso abbiamo capito, la pasta sta ferma, più si secca,
Questa pasta ha riposato una mezz'oretta in frigo. Sempre meglio far riposare queste paste con poco uovo o senza uovo come questa, perché almeno gli elementi si fondono bene insieme. Facciamo una bella ripresa di questi ravioli, che guarda come stanno uscendo bene. Se ti metto le pallette, okay, quelli sono già bagnati, però almeno sai che ce l'hai tutte. Quante volte avete sentito dire sa di borragine o sa di luppolo? Pochissime, perché in pochissimi le abbiamo provato. Forse la borragine e i liguri la provano in tanti. Selvaggia, quindi questi li chiamiamo pansotti selvaggi. Di cook to feel good, molto buoni. È proprio una soddisfazione per Cook to Feel Good raccogliere le erbe e usarle per cucinare, dalla raccolta al prodotto.